Andrea, intanto, da tifoso storico del calcio Padova, quanto fa male questa retrocessione? Beh, fa malissimo. Io purtroppo, non essendo più giovanissimo, ho visto anche la retrocessione in C2. Ho visto anche, per fortuna, anche la promozione in Serie A. Fa male perché sappiamo benissimo tutti quanti quanta fatica abbiamo fatto per ritornare in Serie B. E purtroppo è bastata la gestione di un anno da parte di società che non si sa la provenienza quale sia per retrocedere in Serie C. In tanti hanno risposto questa sera al vostro appello, ci sarà un corteo sabato mattina. Sarà un corteo sabato mattina con l'obiettivo di arrivare sotto il comune di Padova e incontrare i candidati sindaco. Ci sarà una lettera con degli impegni che i candidati sindaco, se vorranno, firmeranno, e dopodiché ognuno trarrà le proprie conclusioni. Chiederemo di essere ascoltati e vediamo se ci ascoltano. Devo dire che la serata di oggi mi lascia ben sperare, nel senso che c'è un grande attaccamento alla squadra, la tribuna della Piani piena, credo che testimoni quanto la gente creda in questa squadra e si avvicina alla squadra della sua città, quindi è molto bello questo. Sappiamo che non è sufficiente, perché comunque chi deve decidere non sono i tifosi alla fine, però speriamo che questo segnale raggiunga chi di dovere.